Come abbiamo inteso questo incontro? L'abbiamo inteso come un incontro, ripeto, informativo e conoscitivo. Perché? Perché a un certo punto gli eventi bellici hanno proiettato fondamentalmente sullo scenario televisivo e social una realtà, quella dell'Ucraina, che, diciamoci la verità, era, penso, pressoché sconosciuta ai più. Si sapeva, cioè, che esisteva questo stato nell'Europa dell'Est, ma ditemi voi se qualcuno aveva una qualche conoscenza delle vicende storiche, dello spessore, vedremo, artistico di questa terra, dei legami con il resto d'Europa, di questo paese, di questa terra. E quindi, la prima cosa che ci è venuta in mente è stata proprio quella di fornire un minimo di strumenti conoscitivi per capire, da un lato, quale fosse l'origine di questo Stato, che si è affacciato ufficialmente sulla storia europea solo nel 1991, a parte una brevissima parentesi, alla fine della Prima Guerra Mondiale, la vedremo un attimo rapidamente. E qual è il suo spessore culturale, il livello di appartenenza, diciamo così, alla cultura europea che vedremo è sostanzialmente totale al 100%, diciamo, è un paese europeo a tutti gli effetti. Quindi io ora terrò la parola per farvi un rapido excursus su alcuni elementi della storia Ucraina. Mi perdonerete, in alcuni punti magari la cosa risulterà forse un po' ostica, e mi perdoneranno invece coloro che magari sono degli esperti di storia ucraina o dei paesi dell'est per qualche semplificazione eccessiva. E questa ovviamente è una piantina, una carta, una mappa dell'attuale Ucraina che, come vedete, è sostanzialmente per metà completamente confinante con dei paesi che ormai consideriamo pienamente europei occidentali, come la Polonia e la Romania, che appartengono tra l'altro all'Unione Europea, e invece per metà, la metà est, è confinante con la Repubblica Russa, mentre a sud confina con il Mar Nero. Mar Nero, che è un mare assolutamente strategico, fondamentale, perché è anche quello che ha permesso nei secoli, in qualche modo, alla Russia stessa, che è un paese profondamente continentale, di affacciarsi al Mediterraneo, pur dovendo passare dagli stretti dei Dardanelli, che costituiscono un altro punto strategicamente, li vedete qui in basso, fondamentale. L'Ucraina è attraversata, questo è un aspetto importante, importantissimo, da una fittissima rete fluviale che nei secoli, ve lo vedremo subito, ha costituito fondamentalmente la spina dorsale, sia geografica che economica che storica del paese, in particolare il fiume, il Dnepr, che divide praticamente in due l'Ucraina tra un ovest e un est, e la divide anche sul piano, in parte anche linguistico. Questa è una mappa della divisione linguistica dell'Ucraina, che, come potete vedere, è abbastanza variegata. Ci sono delle aree di assoluta netta prevalenza della lingua ucraina e ci sono delle aree invece miste, dove, diciamo, ce la si gioca tra la lingua russa e la lingua ucraina. E ci sono ragioni storiche profonde per questa divisione. Quest'altra mappa invece semplificativa, che tiene insieme diversi periodi, però vi fa vedere come le diverse regioni dell'Ucraina nel tempo siano appartenute a diverse entità politiche, geopolitiche, di cui magari poi ci parlerà il professor Palumbo. Due parole brevi sulla bandiera, che vediamo
spesso citata, c'è Galizia, che è tra l'altro centrale nella storia dell'Ucraina. La Galizia, certo, sì. Mi era sfuggito questo. Tra l'altro la Galizia, magari appunto lo vedremo dopo, la Galizia ha un ruolo centrale nella storia della nazionalità ucraina e tra l'altro, anticipo, per alcuni decenni, quasi un secolo, la Galizia e il nord-est italiano hanno fatto parte della stessa unità politica, cioè dell'impero austro. Risposta esatta. Sì, per la immensa cultura. Stavamo dicendo. Sì, sì. 8-9, sì, fino. Allora, dicevamo, c'è un'interpretazione molto simbolica della bandiera, quella che il giallo rappresenterebbe il grano, l'azzurro, il cielo. In realtà ci sono delle ragioni molto più, diciamo così, documentate, storiche. Praticamente il blu e il giallo sono colori che si ritrovano sin dal Medioevo nei diversi stendardi, nelle diverse bandiere, sia cosacche che ucraine, e quindi sono due colori simbolo dell'Ucraina. Idem dicasi per lo stemma, il famoso tridente, che voi vedete spesso sulle divise dei militari o nei collegamenti che fa il presidente Zelensky. Bene, il tridente è un simbolo antichissimo, pare addirittura protostorico, ritrovato in quell'area, ci sono dei ritrovamenti archeologici, e compare come simbolo a partire appunto dal IX-X secolo dopo Cristo, quando nasce la Rus di Kiev. Pare che fosse già usato in alcuni documenti altomedievali, e quindi tra l'altro su internet dico, leggevo che compare in molti stendardi, in molti stemmi di riparti militari italiani, perché durante la Seconda Guerra Mondiale le truppe italiane mandate da Mussolini fondamentalmente al macello, si può dire, in Russia, per fare un favore ai tedeschi, erano stanziate proprio lungo in Ucraina, nel territorio ucraino, e avevano come base d'appoggio proprio la città di Leopoli, che per gli italiani, diciamo, che hanno combattuto quella guerra, era molto significativa. L'ultimo paragone con l'Italia è, ma non ultimo, è quello dell'inno nazionale, che contiene, in più, questa è solo una strofa, contiene, vedete, per ben tre volte la parola fratelli. Il nostro inno comincia con Fratelli d'Italia, perché durante il Risorgimento italiano, o meglio il Risorgimento italiano, per molti dei paesi appartenenti appunto all'impero, come ci ricordava, austro-ungarico, divenne un importantissimo riferimento politico e ideologico, tant'è che gli ucraini appunto che si trovavano in Galizia, che risiedevano in Galizia, questa regione all'estremo ovest, sarebbe questa qui, all'estremo ovest dell'attuale Ucraina, usavano dire che la Galizia avrebbe dovuto avere un ruolo simile a quello del Piemonte, che era il modello dello Stato che in qualche modo si era messo a capo del Risorgimento. E quindi, tra l'altro anche gli anni sono
gli stessi, perché l'inno di Mameli viene scritto appunto proprio ai primi degli anni 60 e poi viene musicato solo successivamente. Va bene, anzi no, viene scritto nel 48 durante la Repubblica Romana e viene musicato negli anni immediatamente successivi. XIX secolo, stiamo parlando del XIX secolo. Sempre dell'Ottocento. Un altro tratto comune con in parte l'Italia si ritrova, anche se molto più vago, con la comune origine del nostro regno meridionale, del regno di Sicilia, con la prima entità statale medievale che diciamo ha come centro la città di Kiev si dovrebbe dire. Entrambi queste entità statali, il Regno di Sicilia e Kiev, anche se a distanza di un secolo, anzi quasi due, hanno una comune origine scandinava. Come i Normanni scendono in Italia a cercare fortuna e pian piano, diciamo, si costituiscono un regno nell'Italia meridionale, così lungo i fiumi che dal nord Europa, dal mare del nord, scendono fino al Mar Nero, gli scandinavi, i cosiddetti variaghi, i normanni, i nostri normanni, discesero questi fiumi stabilendo una serie di empori, di porti fluviali, il più importante dei quali a un certo punto fu Kiev. E perché stabilirono queste stazioni? Perché appunto questi fiumi costituivano delle vere e proprie autostrade per l'Europa dell'epoca, per mettere in comunicazione appunto, come dicevamo, il Mar Nero, l'Impero Bizantino, che vedete qui sotto, e il Nord Europa, il Mare del Nord e l'immenso territorio poi russo. Molti, quasi sia la Russia che la Bielorussia, che la stessa Ucraina, fanno riferimento a questo primo stato, la cosiddetta Rus di Kiev. Rus era il nome con cui gli slavi chiamavano gli scandinavi, i normanni. Quindi per noi normanni, per i greci, bizantini, variaghi, per gli slavi Rus, ma erano sempre le stesse persone fondamentalmente, è sempre lo stesso popolo, sempre la stessa entità. E vedete come lungo i grandi fiumi questo dominio, da puramente commerciale, diventò un dominio politico. I variaghi si fusero con l'elemento slavo preesistente e dettero vita a una serie di entità statali che per un breve periodo furono anche unificate, ma che poi, sotto la pressione dei mongoli intorno nel XIII secolo, andò disgregandosi in una serie di entità statali da cui in qualche modo trassero origine e alle quali possono molto molto vagamente fare riferimento le tre entità statali che oggi ruotano in qualche modo geograficamente intorno alla stessa Kiev: la Bielorussia a nord-ovest, la Russia a nord-est e appunto l'Ucraina
o Ucraina a sud. Tutti rivendicano questa origine in qualche modo, in realtà nessuno dei tre stati può rivendicare poi effettivamente, quindi anche un Putin che dice che la Russia deriva dalla Russia di Kiev, dice fondamentalmente una stupidaggine, perché voglio dire tra l'undicesimo e dodicesimo secolo e il 1800 e il 1900 di storia sotto i ponti ne è passata tantissima. È come se sia i francesi che gli spagnoli che gli italiani rivendicassero, diciamo, l'eredità dell'impero romano. Ok? Non c'è ormai più alcun collegamento tra questa entità e questa antica entità statale. Facendo un amplissimo salto, la storia moderna dell'Ucraina comincia sostanzialmente nella piena età moderna. Questa cartina ci mostra, tra l'altro, il pienissimo inserimento dell'Ucraina, che ormai era una regione cristianizzata, ma ce ne parlerà meglio il professor Calò, come effettivamente l'Ucraina rientrasse all'interno di uno Stato formato da Polonia e Lituania, una sorta di confederazione tra questi due grandi Stati, pienamente inserita nella storia europea. Quindi l'Ucraina non è un'entità a parte, ma è un'entità che per secoli vive in strettissimo rapporto con questi stati che adesso sono nell'Unione Europea, con tutta una serie di scambi culturali, artistici, letterari, linguistici. E quindi questo ci fa capire come la storia dell'Ucraina sia tutt'uno fondamentalmente con quella europea. Quest'altra cartina è molto simile a quella precedente, ma ci mostra appunto l'entità ucraina all'interno di questo grande stato che andava dal Mar Baltico fin quasi al Mar Nero. Il momento di svolta, diciamo, nella storia ucraina è l'inizio della vicenda dei cosacchi, questa entità ignota, ogni tanto si sentono i cosacchi. Chi erano i cosacchi? I cosacchi non erano altro che degli ucraini, sostanzialmente, non erano un altro popolo, ma erano degli ucraini che nobili, erano della piccola nobiltà terriera e guerriera dell'epoca, immaginatevi che tempi duri. Tra l'altro questo territorio era sottoposto alla continua minaccia dell'impero ottomano, che da sud, dal Mar Nero, tentava di spingersi verso nord, come faceva parallelamente lungo i Balcani. Okay? E quindi questi cosacchi erano sostanzialmente dei guerrieri nobili, aristocratici, che a un certo punto decidono di creare delle società, una sorta di società libera, una proto-democrazia, e scelgono di lasciare, abbandonare le città e di organizzarsi in comunità autonome, guerriere, attirandosi anche contadini, piccolo-borghesi, eccetera, eccetera. Quindi fondano delle piccole comunità nei boschi, lungo i fiumi, eccetera, eccetera. Queste comunità, a un certo punto, all'interno di queste comunità, sono processi estremamente complessi, che non è inutile stare ad analizzare. Quello che a noi interessa, diciamo così, è che a un certo punto, alla metà del 1648, queste comunità cosacche elaborano una sorta di coscienza politica e nazionale, legata alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, e si ribellano a questo stato, diciamo così, polacco-lituano, nel tentativo di costituire una terza nazionalità, cioè affiancare alla nazionalità polacca e alla nazionalità lituana una nazionalità ucraina. È un periodo, vi ripeto, estremamente complesso, che però finisce purtroppo con gli ucraini, questi cosacchi, che a un certo punto
chiedono aiuto al vicino russo. È qui che il problema, diciamo, diventa, tra virgolette, complicato, tant'è che nella stessa storia ucraina c'è un grande dibattito sul ruolo di questi cosacchi in questa fase, si devono considerare i primi ucraini o se debbano considerarsi in parte dei traditori dell'Ucraina. Il problema è che va contestualizzata la questione, come sempre. Questi cosacchi a un certo punto, vedendosi in difficoltà rispetto ai polacchi e ai lituani, con i quali non riuscivano ad averla vinta, chiesero aiuto ai russi, sostanzialmente, cui erano legati da ragioni di appartenenza comune al mondo slavo. I russi inizialmente concessero aiuti militari, eccetera, eccetera, in cambio di una grande autonomia. Questo stato cosacco aveva un suo esercito, una sua organizzazione politica e soprattutto aveva una sua diplomazia autonoma. Purtroppo questa cosa col tempo venne meno e sempre più, come si vede da questa cartina, vedete, man mano che si procede verso ovest ci si accorge che, vedete l'arancione che si fa sempre più chiaro, ma si tratta delle successive acquisizioni russe, sostanzialmente. Praticamente ogni territorio veniva in qualche modo annesso, con magari la promessa di una certa autonomia, poi questa autonomia man mano veniva ridotta sempre più. Il problema qual è? È che accanto a questa, tra virgolette, occupazione, la Russia, sin dal Settecento, comincia ad attuare una politica di russificazione, cioè comincia a considerare l'Ucraina come una terra di espansione, dei coloni, quindi ci sono veri e propri trasferimenti di popolazione, la lingua ucraina comincia a essere sempre più vietata, e vengono costituite basi sempre più ai militari, sempre più avanzate, tant'è che per esempio la Crimea viene completamente colonizzata da popolazione russa, che vanno a estromettere completamente la popolazione ucraina. Tant'è che ancora oggi la Crimea, effettivamente, su questo, diciamo, bisogna dare ragione anche al Putin di turno, l'Ucraina effettivamente è Russia, sostanzialmente. La Crimea, culturalmente, storicamente, eccetera. Altre zone invece di confine, come vi dicevo, sono miste, va bene? Tanto per farti dare il fiato a diritto, volevo osservare con i docenti e con gli studenti, guardate l'importanza che la materia neglietta e dimenticata come la geografia ha della ricostruzione storica che sta facendo così magistralmente il professor Di Vizio. Di questo, cari docenti e cari studenti, perché no? Perché qua una comunità siamo, e dovremmo parlare. Da questo dibattito dei professionali, per finire con il dibattimento rappresentato dal professor Palumbo di italiano e storia o di geostoria per il giovane artista. Cioè qua la geografia si deve studiare, però quando andiamo a mettere le mani questi scacchieri, questi scenari, abbiamo ognuno di noi, compreso il sottoscritto, le nostre difficoltà. E siccome oggi siamo cittadini del mondo, fate una ragione, il mondo lo dobbiamo. In realtà forse dobbiamo cominciare a conoscere anche l'estra terra, cioè anche il sistema solare e qualche altra cosa. Però almeno il pianeta Terra cerchiamo di conoscerlo bene. Anche perché poi gli abitanti di questi posti ce li troviamo a casa nostra, o no? Nessuno ha magari qualcuno che viene assistito da una barante ucraina, no? Diciamo che sono persone con le quali abbiamo dei rapporti. E tra l'altro l'ignoranza, tra virgolette, nei confronti di questi luoghi
a volte ci porta purtroppo a fenomeni anche, diciamo, di razzismo, tra virgolette, perché non si comprende come queste, cioè tutte le popolazioni del mondo in realtà, abbiano alle spalle tradizioni storiche, culturali, letterarie, artistiche, che non vanno mai sottovalutate. Tornando, diciamo, a noi rapidamente, perché mi sto accorgendo di... Okay. Allora, questa cartina è interessante perché appunto ci permette di ricollegarci alla notazione di Capuano sull'appartenenza appunto di una parte dell'Ucraina attuale, questi azzurri sono i confini attuali, all'impero austro-ungarico, quindi la Galizia, ok? E proprio nell'ambito della Galizia, vi dicevo, laddove l'Austria attua una politica di non oppressione delle diverse nazionalità, voi mi direte: ah, che bravi gli austriaci. In realtà gli austriaci furbamente utilizzano proprio il metodo e il concetto romano del divide et impera. Gli austriaci, favorendo le diverse nazionalità, fanno in modo che queste nazionalità tra di loro non si potessero o non si coalizzassero contro il dominatore austriaco, ma addirittura, se possibile, si facessero magari la lotta tra di loro. Ad esempio, nei diversi parlamenti regionali, la divisione tra i partiti era spesso una divisione tra partiti nazionali. Il risultato qual era? Che non si coalizzavano mai contro il partito conservatore filo imperiale, perché c'era il partito filo imperiale e poi c'era il partito degli ucraini galiziani, il partito dei polacchi, il partito dei lituani, che tra di loro poi magari si facevano la guerra nazionale. Sta di fatto che però nell'ambito di questa regione della Galizia, proprio questa libertà fa sì che si assista ad una rinascita complessiva per quel che riguarda l'arte, la letteratura, la poesia e l'edizione di libri in lingua ucraina, che vanno ad influenzare a loro volta la parte dell'Ucraina che si trovava sotto l'impero zarista. Nasce così il cosiddetto ucrainofilismo, che è una brutta parola, sembra una malattia, ma in realtà è una riscoperta generalizzata proprio delle proprie tradizioni ucraine da parte dell'intelligenza, diciamo così, degli intellettuali ucraini che vivevano in Russia. E dell'ucrainofilismo in Russia fu duramente represso. Tant'è che esiste un famoso quadro di Ilia Repin, che è un grandissimo pittore realista russo, ottocentesco, che in realtà dedica tantissimi quadri proprio alla sua terra d'origine, che era l'Ucraina. Tra questi c'è questo celeberrimo ritorno fondamentalmente di un esiliato, che non è specificato, ma è notorio, diciamo, si sa, che è proprio un ucrainofilo che aveva subito il confino e che in qualche modo torna a casa inaspettatamente dalla sua famiglia. Ma ci sono quadri che dipingono donne in costume ucraino, eccetera, eccetera. Di questo Repin, che non mi ricordo di quale città fosse, ma era ucraino. Così come questo esemplare di questo Taras Shevchenko, da non confondersi con il calciatore, che è colui che scrive un poema storico allegorico in cui la protagonista è questa Caterina, e che a un certo punto abbandona il suo amato, che è un soldato russo, per tornare, diciamo, libera. E questo Taras Shevchenko è anche un pittore che ci ha lasciato appunto questo quadro, nel quale questa Caterina, che rappresenta simbolicamente l'Ucraina, si allontana dal soldato russo, che a cavallo a sua volta si allontana.
mentre il contadino sarebbe praticamente, simboleggia la natura rurale della cultura ucraina, che è un paese pianeggiante, quindi dove l'agricoltura è sicuramente il settore principale. Il famoso granaio d'Europa. Molto rapidamente, perché mi avvicino anche al tema del professor Palumbo, penso, con la rivoluzione russa e il crollo dell'impero zarista, voi sapete, dovreste sapere, confermami se sbaglio, che la Russia bolscevica fa un trattato di pace veloce veloce con l'Austria-Ungheria e la Germania e cede questa immensa porzione di territorio. Il trattato di Brest si chiama, famosissimo tra l'altro, e vedete come gran parte del territorio ceduto agli imperi centrali è proprio il territorio ucraino. Cosa succede? Succede che praticamente alla fine della guerra, quando i tedeschi e gli austro-ungarici si ritirano perché hanno perso la guerra, l'Ucraina si autoproclama Stato indipendente. È il momento chiave, finalmente, 1918. E cosa succede? Succede praticamente una fotocopia di quello che sta succedendo adesso, che la Russia bolscevica, nel momento in cui si è un attimo ripresa dai problemi post-rivoluzionari, non del tutto, ma comunque ha recuperato un minimo di forze. Che colpo durissimo! La Russia è uscita dalla rivoluzione del 18 e quindi la rivoluzione deve essere precedente. Ecco, beh. Il mese. Anzi, domanda, quante rivoluzioni abbiamo nel 1917 in Russia? Abbiamo un po', diciamo. Va bene, due in realtà. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, sul mese invece vi lasciamo nel dubbio perché c'è tutta una storia. Mese della rivoluzione. Invece io prima che ti dica ceda la parola, vorrei che diciamo ci spiegasse, perché cioè, rimango un patriota, come dice qualcuno, questo incrocio magico che avviene tra le storie dell'Italia, in particolare ciò che porta all'unificazione dell'Italia, e una parte precisa dell'Ucraina, diciamo, no? Cioè il discorso che avviene quando l'Italia si guadagna, diciamo, una certa autonomia nei confronti dell'Inghilterra, se non vado errata, per la partecipazione del regno piemontese alla guerra di sì, la guerra di Crimea nel 1853, rischiavo di fare una brutta figura, nel 1853 Cavour decide di partecipare ad una guerra che assolutamente era per noi totalmente insignificante. Come beh, oggi forse ci interessa un po' di più, diciamo, probabilmente. All'epoca diciamo che non ci interessava affatto, e praticamente si allea con una serie di potenze europee che vanno praticamente a fare la guerra alla Russia per motivazioni che adesso sinceramente mi sfuggono, dico la verità, più o meno, che si svolge appunto nella penisola di Crimea. In particolare le truppe italiane furono impegnate in una famosa battaglia, la battaglia della Cernaia, per la precisione, dove pare si siano comportate anche abbastanza bene, e tra l'altro in Crimea nasce la Croce Rossa durante la guerra di Crimea. Nasce la Croce Rossa. Quindi, come vedete, noi siamo parlando di una zona che in realtà è già
anche diventa, diciamo, terreno di per la storia dell'Italia, perché questa spedizione di cui sta parlando il professor Di Vico è la spedizione con la quale il novello Cavour, sì, diciamo, lo Stato piemontese si accredita, si legittima agli occhi delle grandi potenze europee, in particolare e la Francia in particolare, la Francia, per poi chiedere un supporto, una legittimazione di quella che sarà, diciamo, una cosa che non è indifferente per noi italiani, perché, diciamo, la costituzione del Regno d'Italia, vuol dire la nascita del nostro Stato, che avverrà infatti nel 59, quindi nella genesi dello Stato italiano, assolutamente. Quindi dicevo, lo Stato del 1918 viene immediatamente aggredito dalla Russia bolscevica, fondamentalmente per gli stessi motivi attuali, cioè l'idea che la Russia non possa avere nel suo fianco meridionale un'entità statale così grande, così etnicamente importante, in possesso degli approdi, tra l'altro, sul Mar Nero, ok, da cui appunto la Russia in qualche modo si sente minacciata. Il risultato è che la Russia viene stretta a tenaglia sostanzialmente tra i paesi dell'est, tra i paesi europei occidentali dell'est, ma soprattutto nessuno va in aiuto sostanzialmente dell'Ucraina, e quindi l'Ucraina entro il 1922 viene assoggettata sostanzialmente allo Stato bolscevico russo, ok, diventando una delle tante repubbliche socialiste sovietiche, e subirà un processo, anche in questo caso, bisogna sottolinearlo, di imponente russificazione, cioè i bolscevichi, i comunisti antizaristi, in realtà con le minoranze nazionali si comporteranno per tutti i 70 anni di governo sovietico allo stesso modo degli zaristi sostanzialmente, con un profondissimo processo di russificazione e spianamento delle identità nazionali, con la scusa che in questo modo si eliminavano i nazionalismi in favore di un internazionalismo socialista, tutti uguali, eccetera. Appunto, però in realtà nel caso propriamente russo la cosa nasconde il proseguimento di una plurisecolare politica di oppressione, tra virgolette, o cancellazione delle, tra l'altro, numerosissime nazionalità che convivono all'interno dell'Impero Rosso. Perché l'Ucraina, e poi mi taccio perché ho finito, perché l'Ucraina in particolare? Perché l'Ucraina sostanzialmente è, dopo quella russa, la più grande etnia non russa dell'area, perché i russi sono i più numerosi, secondi tra i popoli slavi che vivono, diciamo, in quello che è l'ex impero zarista e poi sovietico, la seconda etnia nazionale più numerosa e culturalmente forte è quella ucraina. Ecco questo problema che i russi hanno con, in qualche modo, almeno in parte, con gli ucraini. Cedo la parola al professor Calò. Allora, io innanzitutto ringrazio il professore che mi hanno invitato a questa
questa lezione molto interessante sul cane e soprattutto molto utile, come diceva il nostro dirigente. Io mi occuperò di darvi alcune pillole di storia dell'arte dell'Ucraina. Non sarò bravo quanto il professor Di Viccaro, perché non sono bravo quanto il professor Di Viccaro, sì, bisogna accettare i propri limiti. E io ce li ho. E volevo, perché è riuscito a condensare veramente la millenaria storia dell'Ucraina in mezz'ora, in maniera anche molto chiara, io non ne sono capace, sono uno storico dell'arte, quindi mi occuperò dell'ambito storico-artistico e nello specifico mi limiterò al Medioevo, e nello specifico a quello che so di più, cioè all'arte bizantina. Ecco, così ognuno parla delle cose sue. Allora, volevo farvi vedere in questa breve lezione di storia dell'arte dell'Ucraina alcuni elementi importantissimi di arte ucraina che rischiamo di perdere letteralmente, proprio perché anche il monumento che vi farò, che sarà cardine insomma della lezione che vi farò oggi, è a rischio proprio perché era uno degli obiettivi, paradossalmente vedrete adesso, uno degli obiettivi proprio dell'esercito russo era quello di buttarlo giù, e come vi dirò non è neanche la prima volta che ci tentano, quindi è già bene che stia là. Prima di iniziare la lezione, però, come avete anche già sentito con il professor Di Vicco, in realtà io ho deciso di iniziare con queste immagini che non hanno nulla a che fare con l'Ucraina, vi ripeto, è un'immagine, un'allegoria, è l'allegoria di Overbeck, realizzata all'inizio dell'Ottocento, che riguarda Italia e Germania. È un'allegoria fa riferimento al romanticismo storicista del filone tedesco, che utilizza le allegorie per parlare di politica. E in questo caso che cosa sono? Sono due giovani donne, questa è l'Italia e questa è la Germania, entrambe non ancora unificate, quindi rappresentano i due stati non ancora unificati, che essendo appunto vicine per questi travagli, perché sono gli unici due stati dell'Europa non ancora unificati, lo avranno entrambi, vedete questo quadro viene finito nel 28, l'Italia lo avrà praticamente di là a una quarantina d'anni, ancora più tardi arriva la Germania, sono avvicinate, si avvicinano in maniera fraterna l'una all'altra, perché sono anche vicine sia culturalmente, viene pensato, dal pittore, sia per questi travagli che hanno. È anche bello vedere come alle spalle delle due donne, questa è l'Italia, ci sia un ambiente, diciamo, mediterraneo, con una chiesetta romanica alle spalle, appunto per l'Italia, gotica, una cittadina goticizzante per la Germania, appunto. Poi lei è bionda, lei è bruna e via discorrendo. Questa l'ho scelto proprio perché in realtà parlare dell'Ucraina e della Russia è un po' parlare di due nazioni sorelle. Avete visto, avete sentito e ascoltato il professore in cui vi parlava di vari elementi e di come anche culturalmente, io su quello mi soffermerò, l'Ucraina e la Germania, l'Ucraina e la Russia siano in realtà sorelle. Particolare perché potremmo dire quasi l'una figlia dell'altra, successivamente l'una madre della prima, con i confini culturali dell'una e dell'altra che si mischiano e si fondono e si dividono nel corso del tempo. E su quello mi volevo soffermare. Prima di iniziare, ho detto, a parlare delle opere d'arte, mi sono soffermato soltanto su un periodo, sull'ambito medievale, perché la storia anche artistica dell'Ucraina è veramente vasta, e nello specifico mi sono occupato dell'ambito cristiano, delle opere cristiane della grande tradizione ucraina, che inizia con un episodio particolare di cui volevo appunto parlare, che è il momento in cui il principe di Kiev, cioè Vladimir I il Grande, sceglie la religione a cui tutta la popolazione russa, perché è quella, come diceva il professore, il nome del territorio russo, da cui deriva chiaramente il termine poi Russia, ma siamo in Ucraina ancora in questo caso, e che, mi permetto di aggiungere una cosa al professore, il termine russo significa rematori, deriva dallo scandivano che significa rematori, proprio per il fatto che tutta la zona dell'Ucraina in realtà è un enorme reticolo di fiumi da cui queste popolazioni si spostavano avanti e dietro. Il principe Vladimir di Kiev, ribadiamo, in un momento era in realtà un intraprendente pagano, come tutta la popolazione dei russi in un primo momento e tutti i variaghi di questo momento, ma è circondato da popolazioni monoteiste,
Islam, cristiani, ebrei e via discorrendo. Che cosa succede? Lui decide di voler riunificare nei vari tentativi, che non sto qui a spiegare, la popolazione della Rus, ovvero dell'Ucraina, e decide di scegliere una religione monoteista. Invia degli ambasciatori, e in particolare questa storia è la base e il mito fondatore sia dell'Ucraina che della Russia, e questa la motivazione per cui vi ho scelto di raccontarla, fa parte di delle cronache che si chiama la cronaca dei giorni passati, che è una cronaca ucraina della fine del XII secolo, e che ci parla appunto di questo. Vladimir manda degli ambasciatori presso i musulmani, cristiani e ebrei. Tornano a Kiev e gli parlano delle tre religioni. Per i musulmani gli ambasciatori gli dicono subito che non è una religione da accettare. Perché? Perché le loro moschee sono sporche, puzzano e soprattutto dicono c'è una cosa che non possiamo accettare. Non mangiano carne e non bevono vino. Il Vladimir immediatamente dice no, potete già smettere, perché ci dice la cronaca russa, la gioia dei Rus è bere vino. Quindi i musulmani, l'Islam viene cancellato. Si presentano gli ebrei parlano della loro religione. A questo punto Vladimir dice, ma la vostra terra dov'è? E loro gli dicono, non ce l'abbiamo più perché soffriamo la diaspora, sapete perfettamente. E quindi Vladimir dice, com'è? Voi non avete la vostra terra, non avete più manco una capitale, Gerusalemme è andata perduta, e volete che la stessa sorte succeda al mio popolo? Vengono cacciati anche gli ebrei. A questo punto si rimane la religione cristiana. Si affacciano i cattolici, gli parlano della religione cristiana, lui chiede ma le chiese come sono? Dice un po' buie in generale, non molto, però non c'è molto da fare, i riti sono tranquilli, c'è da fare la quaresima, quindi non si mangia molta carne durante la quaresima, però diciamo, non è molto un problema. Anzi, c'hanno un capo anche, il Papa di Roma, che per Vladimir Roma poteva essere tranquillamente collocata a Narnia, per dirci, a Paperopoli, però gli dice non vi preoccupate, è abbastanza lontano, non vi darà mai problemi. Lui si convince per il cattolicesimo quando arrivano gli ambasciatori ortodossi inviati dall'imperatore bizantino di Costantinopoli. Loro vengono inviati a Costantinopoli, guarda la città, rimane talmente, e gli ambasciatori gli dicono che la città di Costantinopoli è talmente bella e le chiese bizantine sono talmente meravigliose, splendenti di oro e gemme, che loro dicono che quando si ascolta un rito ortodosso non si capisce se si è in terra o in cielo. E dicono, è questa la religione che dobbiamo, o meglio, la confessione che dobbiamo accettare. E quindi, non esistevano ancora al momento, lasciatelo perdere, scelgono per cui l'ortodossia, scelta secondo la cronaca, vi ripeto, la cronaca dei giorni passati, proprio per la bellezza delle loro chiese, la bellezza del loro rito. In realtà, come si dice, i maligni diranno che gli ambasciatori bizantini avevano portato a Vladimir anche un accordo di pace con l'imperatore bizantino, che gli aveva promesso la sorella in sposa se si fosse convertito all'ortodossia, e un vantaggiosissimo, come dire, accordo di pace economico ed militare. Ma noi vogliamo credere che lui lo scelse per la bellezza, diciamo, delle chiese. E infatti quello che gli ambasciatori li riportarono fu la meraviglia soprattutto di Santa Sofia. Questa è Santa Sofia a Costantinopoli all'epoca, attuale Istanbul, ora lo vedete anche nelle forme musulmane, da poco ritornata moschia. Era questo che loro avevano negli occhi, lo splendore dei mosaici dorati di Santa Sofia. Quando assolutamente la basilica di Santa Sofia è una... Ah, ok, il tutto avviene al termine del X secolo, quindi ricordate, dovete fare sempre un secolo indietro, quindi siamo verso la fine dell'anno 900. Non c'è un po' difficile, perché nel 1900, quindi, abbiamo circa confessioni. No, arriva praticamente 1000 anni dopo. Voglio dire, la linea del tempo è importante, diciamo. Non la dovete dimenticare. Assolutamente. La decisione, nello specifico, viene presa ad anno nel 988
dopo Cristo, quindi siamo nel decimo secolo, è importante, vi ripeto, perché per entrambi gli stati, sia l'Ucraina che per la Russia, è un mito motore di fondazione del loro stato. Ritornano, vi ho detto, in città, tant'è che lo stesso Vladimir decide di farsi battezzare in Crimea. La Crimea ritorna nuovamente, in Crimea lui si fa battezzare, diventa cristiano ortodosso, come vedete da questo bel quadro, anche in questo caso ucraino, e non solo, fa battezzare anche tutto il popolo ucraino. Tornato a Kiev, fa una sorta di battezzo, diciamo, generale, di battesimo, diciamo, comunitario, come in questo caso, in cui tutti gli abitanti di Kiev e successivamente del resto della città verranno battezzati, appunto diverranno cristiani. Anche in questo caso non andò così liscia come la cronaca dei giorni passati racconta. In alcuni casi c'è scritto che lui affermò che se non volete diventare nemici di Vladimir, dovete battezzarvi. O in alcuni casi furono costretti, ci dice la cronaca, lasciandolo un po' nebuloso, con il fuoco e con il ferro vennero convinti a battezzarsi. Quindi fu un processo anche piuttosto lento. Ma vi ho detto, è importante perché il 988 è una data importante proprio perché diventa il momento in cui nasce i Rus diventano cristiani e nel 1988 a Mosca è stata celebrata una enorme festa per il millenario da questo evento che si è svolto a Kiev in Ucraina, ma si è festeggiato in Russia, proprio per farvi capire che le due nazioni in realtà vivono con gli stessi miti alla base. Ed è fondamentale questo per capire il perché anche l'uno cerca l'indipendenza dall'altro, l'altro cerca di sopraffare l'altro ancora. Che cosa succede? Dove vi volevo portare? Questo dà il via all'inizio della costruzione di basiliche, chiaramente in Ucraina, e prima fra tutte quella che verrà costruita dal figlio di Vladimir, ovvero Yaroslav, il saggio, che tra il 1111 e il 38, in circa 20 anni, costruisce la cosiddetta cattedrale di Santa Sofia. Il nome riecheggia quella di Costantinopoli, che questa si trova nel perfetto centro di Kiev. Ora la vedete nelle forme del barocco ucraino, che oltretutto è, nota di colore, stata realizzata da un architetto nel Settecento, da un architetto italiano. Rifà completamente la basilica nelle tipiche forme con le cupole a bulbo dorato e i tetti verdi, ma in origine doveva essere così, cioè la parte bassa, vedete, questa è la chiesa originale con le sovrastrutture di epoca barocca. La chiesa ricorda chiaramente molte cose che noi abbiamo anche come prima fra tutti San Marco a Venezia. La chiesa è molto particolare perché doveva apparire in questa maniera quando venne fondata, e già dall'esterno dava delle indicazioni chiaramente sulla numerologia cristiana, perché la chiesa ha ben 13 cupole che rappresentano, la centrale rappresenta Cristo, le altre 12 sono gli apostoli che lo circondano. I miei alunni dovrebbero fare sì con la testa, perché ho spiegato loro la Sagrada Famiglia e Gaudì, che riprende il medesimo concetto. Quindi vedete che tutto gira, tutto, non l'abbiamo ancora fatto, quindi non puoi saperlo, quindi gira tutto intorno a questo. La particolarità di questa chiesa è chiaramente questa: Santa Sofia è il primo bene UNESCO certificato dell'Ucraina, è il bene che soffre tuttora l'invasione appunto russa, perché più di una volta i russi hanno tentato di buttarla giù, sia in epoca sovietica c'era un progetto di spianarla completamente per farne un parco, poi si oppuse tutto l'Occidente all'abbattimento della chiesa, sia tuttora è uno degli obiettivi della Russia, proprio perché la Rus di Kiev e quindi tutta la storia poi Russia parte da Santa Sofia a Kiev, che adesso, voglio solo ribadire questo, è un museo, non è chiesa né ortodossa né tantomeno cattolica. L'interno, la chiesa è molto particolare perché è una chiesa a 5 navate, un unicum nell'architettura bizantina che non realizzava, una croce greca inscritta in un quadrato a 5 navate con 5 absidi e due anelli
due gallerie ai lati. All'interno si sviluppa questa enorme decorazione a mosaico dorato e tutto, alla quale ci sono poi delle integrazioni in affresco, alcune delle quali anche ottocentesche, come vedete in questi casi. Ha uno sviluppo in altezza incredibile, arriva a circa 30-40 metri di altezza, il punto più alto della cupola dedicata a Cristo, che è questa centrale. Questa è la spinta, tutti i mosaici duro, a tessere duro, quelli che state vedendo, e come vedete dai pannelli è attualmente un museo, quindi è dedicato al museo della religiosità e del cristianesimo ucraino. Come è realizzata? Allora, come una qualsiasi chiesa bizantina, post-iconoclasta, la chiesa che venne costruita da architetti greci chiamati dal principe in Ucraina, all'epoca ucraina, quindi ha tutti i connotati di una chiesa bizantina, la lettura parte dall'alto verso il basso. La collocazione delle immagini non è casuale, ma è tutta frutto di un piano iconografico ben preciso, e che unisce, secondo l'iconografia appunto e l'iconologia bizantina, il cielo, che è la cupola, e la terra, che è il quadrato della chiesa vera e propria. Sinistra dalla cima, dove assiste dall'alto, guarda dall'alto i fedeli, il Cristo, in questo clipeo centrale, nel cielo, il cielo rappresenta chiaramente la volta stellare, la volta dorata, circondato, questo è il Cristo che dall'alto fissa i fedeli in basso, quindi sono sotto il suo sguardo, circondato dalla sua guardia angelica. Cristo ha i suoi bodyguard, per dire, è circondato dalla guardia angelica che lì sta attento che nessuno gli si avvicini. Elemento intermedio tra il cielo, la cupola, vi ripeto, e la chiesa, la terra, sono gli evangelisti. Perché? Perché gli evangelisti sono coloro che hanno parlato di Cristo e quindi sono coloro che hanno messo in comunicazione il cielo e la terra. Loro sono collocati nei cosiddetti pennacchi, sono i quattro evangelisti che scrivono i loro Vangeli. Da notare che le scritte sono in greco, non sono in cirillico, che è la scrittura appunto russa e ucraina. È tutto scritto in greco perché gli autori erano bizantini, erano degli autori appunto greci. Questo è San Marco nello specifico. Si scende ancora più in basso. Qual è il momento in cui la storia di Cristo si intreccia con quella dell'umanità? È il momento dell'Annunciazione. Sui pilastri centrali della Chiesa, questo e questo, si affiancano la Vergine con l'angelo nel momento dell'Annunciazione. Lei in questo bellissimo abito azzurro, mentre ritratta, mentre è con il fuso di porpora, lei filava le tende del grande tempio, quindi un'immagine anche apocrifa. Molte immagini nelle quali abbiamo l'azzurro e l'oro che sono anche perché non potrebbe essere casuale questa cosa, vi spiego, anche perché l'emblema stessa di Kiev e dell'Ucraina in generale è la predilezione per l'immagine che vi farò vedere adesso, perché se l'Annunciazione dà il avvio alla storia di Cristo sulla terra, il personaggio che fa da intermediario tra gli uomini e Cristo stesso è la madre, e quindi la Vergine, che giganteggia letteralmente nell'abside della Chiesa. Questa è una delle immagini più grandi della Theotokos, che è alta 13 metri, per farvi capire la grandezza, tutto in fondo oro a mosaico, e anche in questo caso i colori dell'Ucraina si ripetono sui colori che vedete della Vergine, che veste questo bellissimo maforion con crisografia al di sopra, il vestito azzurro, e questa viene considerato anche il palladio di Kiev. Una leggenda vuole che fin quanto questa icona della Madonna resterà in piedi, la città non cadrà mai in mano russa, cioè è proprio legato alle loro stesse convinzioni, e i colori appunto giallo e blu si ripetono in continuazione. Lei funge da intermediario, sta pregando per gli uomini, per il cielo, per il figlio, e difatti è rappresentata come un orante, cioè con le braccia sollevate, che per noi barlettani è l'iconografia utilizzata per quella che conosciamo come Madonna sotto campanor, cioè la Madonna non se cinindo, quella sotto il campanile della cattedrale, cioè è una tipicamente, in realtà è quando si prega con il Padre Nostro che si aprono le braccia e
la posizione appunto dell'orante, con tutta una simbologia complessa. Ragazzi, guardate le crocette che lei ha sempre tre crocette addosso, in testa e due sul petto, che indicano la sua verginità prima, durante e dopo il parto di Cristo, quindi tutti questi elementi legati ai dogmi mariani. Ancora più in basso abbiamo la cosiddetta comunione degli apostoli. Questo perché nell'iconografia bizantina la liturgia terrestre, cioè quello che faceva il prete davanti alle persone, doveva corrispondere anche visivamente a quello che faceva Cristo in cielo. Quindi si doveva vedere proprio questa parallelismi tra la terra e il cielo stesso. E l'immagine mostra esattamente questo. Mentre sulla terra il prete dava la comunione, dava quindi l'ostia e il vino, i fedeli potevano vedere nell'abside l'immagine di Cristo stesso che in cielo dava il vino o l'ostia a file ordinate di apostoli. Quindi la stessa liturgia sulla terra si fa identica nel cielo. Conclude tutta la Chiesa, quelli che vengono considerati i pilastri della Chiesa. I padri della Chiesa ne parlano proprio come le colonne o i mattoni della Chiesa, ovvero i santi. Nella parete absidale ci sono questa infilata di santi, vescovi in questo caso, sulle pareti solitamente sono martiri e apostoli, che rappresentano letteralmente le colonne della Chiesa e sono rappresentate a livello delle persone, perché ricordate che quando si entra nella Chiesa, soprattutto nella Chiesa bizantina, si echeggia la liturgia del cielo e quindi loro sono presenti insieme alle persone alla messa. Cioè come è una sorta di messaggio che vi dà dell'aldilà, come nell'aldilà voi i santi saranno accanto a voi a sentire la messa eterna di Cristo, quindi non proprio un giubileo sarà il paradiso, così sulla terra li avete uno accanto all'altro. Questa, ragazzi, è una delle opere più importanti che noi abbiamo di arte bizantina e sono questi mosaici sono datati XI secolo. Di lì a breve, come stavamo parlando prima, i re normanni di Sicilia li faranno realizzare a Palermo, quindi abbiamo un collegamento diretto tra le nostre cose. No? Oltretutto c'è San Nicola in mezzo, non lo riesco a individuare, ma c'è anche lui c'è sempre presente tra i padri della Chiesa, e ci sono tantissimi parallelismi e rischiamo di perdere un'opera del genere proprio perché, vi ripeto, è uno dei centri di interesse anche russi. Ma la seconda motivazione perché questa chiesa è fondamentale anche per la storia dell'arte è che vi ho portato questa immagine di nuovo per farvi vedere. Nelle torri scalari, che sono queste due, della chiesa stessa sono conservate dei rarissimi, nel vero senso della parola, affreschi laici. Che sono gli affreschi laici? Non rappresentano scene di santi, madonne, cristi e via discorrendo, ma rappresentano scene di vita di tutti i giorni, cioè quello che facevano le persone durante la vita di tutti i giorni a Istanbul, a Costantinopoli, a Kiev e via discorrendo. Sono rarissimi perché non esistono più. Queste erano decorazioni di palazzi signorili, reali, il palazzo imperiale di Costantinopoli era pieno di queste decorazioni, ma non ci è arrivato, ce li abbiamo soltanto qui, e questo ci fa capire quanto possiamo perdere con una guerra. Sono raffigurati sull'androne delle scale in salita, e perché queste erano le scale che utilizzavano i reali della Russia per salire al piano superiore e vedere la messa dall'alto. Non si mischiano chiaramente con le persone, assistono nella parte alto. Vi ho portato alcune immagini per farvi vedere. Ci sono scene di caccia, come in questo caso un cacciatore che combatte. Questo dovrebbe essere anche una scena teatrale, perché questo in realtà non è un orso, ma è un teatrante con una testa, una maschera di orso. Oppure c'è una scena di cavaliere che combatte un altro orso in questo caso. Come ce ne abbiamo diversi sulla cattedrale, nel portalino laterale. E sono elementi rarissimi, perché questa non è arte sacra, ma è arte laica assolutamente. Oppure abbiamo scene di musici. Non abbiamo immagini di musici nella storia dell'arte, chiaramente medievale vi sto parlando, come in questo caso. Oppure qui vi ho messo delle ricostruzioni perché sono talmente mal ridotte che quasi sono delle larve. C'è un suonatore di arpa, di flauto, di piatti, ancora un altro fa, o un suonatore di organo. Gli organi erano un elemento musicale che veniva da Costantinopoli, ce li avevano soltanto lì e che quindi loro se li fanno arrivare a Kiev. Oppure una rarissima immagine
dei giochi nell'ippodromo di Costantinopoli. Non abbiamo nulla, non abbiamo manco più l'ippodromo a Costantinopoli, ce l'abbiamo a Kiev. Vi ho messo delle immagini, chiaramente come vedete la scala è a chiocciola, quindi si avvolge su se stessa. Alcune parti sono andate perdute con l'apertura di finestre o l'innalzamento di alcuni gradini, ma si può ancora ricostruire. Abbiamo i cancelli di partenza con gli aurighi ancora dietro i cancelli, i giudici di gara, i quattro aurighi in corsa e il palazzo dell'imperatore con gli spettatori che assistono alla scena. È un affresco rarissimo, è un unicum in assoluto e si trova soltanto là. Mi sono permesso solo di farvi vedere questa immagine perché è l'unica, la parte che si vede. Questi sono gli spettatori, l'imperatore che assiste e gli spettatori alla scena. Vi volevo concludere soltanto con questo. Recentemente il Papa ha consacrato l'Ucraina e la Russia al Cuore Immacolato di Maria. In realtà le due nazioni sono anche già precedentemente erano accomunate dalla venerazione per la Madonna di Vladimir, che non è lo stesso Vladimir, in questo caso è la città di Vladimir, che venne realizzata ancora una volta a Costantinopoli e inviata a Kiev. E da Kiev venne inviata a Vladimir e adesso si trova in realtà a Mosca, e è la protettrice della Russia e dell'Ucraina e accomuna ancora una volta i due stati. Lei è una Madonna Eleusa, cioè significa lei avvicina la guancia alla testa del figlio, è chiaramente triste. I miei alunni mi dovrebbero rispondere perché lei è triste, perché lei sa la fine del figlio. Lei, toccando la guancia, lei ha la premonizione della futura morte del bambino. Piccola nota, lei è la stessa iconografia della nostra Madonna dello Sterpeto. La Madonna dello Sterpeto è un'Eleusa, esattamente come quella di Blaide. Chiudo con questo per farvi vedere come sia estremamente triste quello che sta avvenendo, anche perché il Vladimir I, detto poi santo, è anche mitomotore di entrambe le popolazioni, che hanno entrambe nelle loro capitali due statue dedicate a Vladimir. Questa si trova a Mosca, questa adesso si trova a Kiev, e vedete, questa è una foto recente, vedete in che stato è la seconda statua, cioè è avvolta dai ponteggi e dalle impalcature per proteggerla dall'invasione russa. E questo vi fa capire quanto sia triste che due popoli fraterni, veramente che frutto della stessa cultura, si facciano guerra in questo modo. Scusate la lunghezza. Grazie. Velocemente passo la parola al professor Palumbo, che si autopresenterà. Qui purtroppo abbiamo lasciato soltanto 11 minuti, però ragazzi non scappate alle 13:10. Ok, allora cercherò di essere breve. Cercherò di essere breve. Voglio partire con una frase di Erodoto, che era uno storico greco, il quale appunto diceva che in guerra la prima vittima è la verità. Quindi non starò qui a dirvi chi ha ragione, dove sta la verità, anche perché sinceramente io non so dove sta la verità e non lo sa nessuno. È chiaro, la verità è sempre una cosa postuma, è chiaro. Ok, grazie. Perché siamo arrivati a questo punto? Allora, la geopolitica è la disciplina, una disciplina che serve a spiegare, in questo caso, perché noi siamo giunti a questa situazione. Allora, se noi analizziamo la carta, ci sono in questa carta delle aree che sono geopoliticamente strategiche, che sono una è la Crimea, e l'abbiamo visto, che è questa piccola penisola qui, poi c'è più a destra la penisola del Caucaso, la Georgia, eccetera, eccetera, e poi abbiamo il Mar d'Azov, che è questo mare qui. Che paese è l'Ucraina?
L'Ucraina è un paese fondamentalmente instabile. Negli ultimi anni ha visto la rivoluzione arancione, non so se qualcuno ricorda questa rivoluzione arancione, il 2006, durata fino al 2010. 2010 prende il potere Yanukovych. Yanukovych rimane al potere fino al 2013, poi a un certo punto si dà la fuga. Perché? Perché si è giunto a questa situazione? Yanukovych era filo russo, è ancora filo russo, fondamentalmente filo russo. Prende il posto della prima ministra donna, la Yulia Tymoshenko, che insomma è passata la storia perché andava sempre in giro con questa sorta di turbante, la donna turbante qualcuno la chiama, prende appunto il posto della Tymoshenko. Il 2008 è una data fondamentale nella storia recente dell'Ucraina. Cosa succede? Succede che la NATO promette all'Ucraina e alla Georgia di poter entrare a far parte della NATO. Voi sapete cos'è la NATO, sì? Quando nasce la NATO, più o meno? Più o meno? 1958. No. Vabbè, dopo la Seconda Guerra Mondiale nasce nel 49. L'Italia è uno dei paesi... Vabbè, dopo la Seconda Guerra Mondiale, naturalmente, l'Italia è uno degli 8 paesi fondatori della NATO. Quindi la NATO promette all'Ucraina e alla Georgia, vi dicevo, di poter entrare nella, cioè, appunto tra le sue fila. Che succede? Succede che fino al 2013 continua tutta questa serie di negoziati, i trattati di Bucarest. 2013, a Putin suona il campanello d'allarme e a un certo punto dice no, forse qui la situazione a me non conviene. Perché? Per una questione molto semplice. Perché la geopolitica, uno dei padri fondatori della geopolitica, che è Ratzel, qualcuno magari se riscriverà scienze politiche lo studierà abbastanza bene, Ratzel diceva uno dei tratti fondamentali di uno Stato è lo spazio vitale. Che tra l'altro sarà un concetto, magari perché già fatto, non lo so, il nazismo, vabbè. Sarà un tratto fondamentale. E come si identifica lo spazio vitale? Lui diceva, uno Stato è come un bambino, più mangia, più cresce. Quindi, possiamo noi togliere, Putin diceva, potete voi togliermi la parte della Crimea, la parte del Donbass? No, non la potete togliere. Perché? Proprio perché appunto si rifà a queste teorie di Ratzel. Allora, siamo alla fine dell'Ottocento, questa teoria. Ora, qui ci sono, vi dicevo, due parti molto fondamentali, due contesti geografici molto importanti. La Crimea e il Donbass. Il Donbass, oggi ci sono due repubbliche autonome. Donetsk e Luhansk. Penso di averle pronunciate più o meno bene. Che sono in questo, sì, esattamente. Che cos'è un oblast? Un oblast è un'aggregazione territoriale autonoma, la possiamo considerare alla stessa stregua delle nostre regioni o province, più o meno, a grosso modo, ecco, se proprio vogliamo fare un parallelismo con la nostra Costituzione. Cosa succede? Il Donbass oggi è un'area filorussa. Chi sono il Donbass? Chi è il Donbass? Il Donbass è un'area ricchissima, è un'area molto ricca, è l'area più ricca dell'Ucraina, è il motore trainante. E quindi, un po' come i nostri lombardi, piemontesi, no? Dicevano, noi ci vogliamo staccare, loro non si sentono né russi in realtà né ucraini, loro si sentono del Donbass e loro vogliono l'indipendenza. È chiaro? La Catalogna per la Spagna. Perché vogliono l'indipendenza? Perché noi siamo il motore trainante dell'economia. È chiaro? Vogliono l'indipendenza. Quindi nel Donbass non c'è guerra da oggi. Nel Donbass c'è guerra dal 2014. È chiaro? È dal 2014 che lì si combatte per l'indipendenza. Tra l'altro loro sono anche costruiti una loro bandiera, che sono tre strisce, rosa, rossa e blu, se non vado errato. Quindi sono fondamentalmente molto, molto indipendenti, cioè ci credono veramente nella propria indipendenza.
E l'altro, vi dicevo, tratto fondamentale è la Crimea. Ora, sulla storia della Crimea, il professore è stato molto, molto preciso, molto puntuale. La Crimea è stata da sempre un crocevia di popoli. Ci sono stati i greci, ci sono stati i bizantini, ci sono stati i goti, ci siamo stati anche noi che intendo, i veneziani e i genovesi, nel corso della storia. Ci sono stati gli ucraini, i russi, eccetera, eccetera. Quindi fino ad arrivare al giorno d'oggi. Perché la Crimea è fondamentale nella geopolitica? Perché se voi guardate la Russia sopra c'è solo il Mar Baltico, che è un mare fondamentalmente ghiacciato, no? Quindi ha bisogno di uno sbocco sul Mediterraneo. E perché ha bisogno di uno sbocco sul Mediterraneo? Da dove nasce questa pretesa? Nasce in realtà da verso la fine del 1700, 1800, prima con Caterina II e poi con Pietro il Grande. Per, come dire, rifare, no, l'impero di Costantinopoli, questo mega impero. Questa era nel loro intento. E quindi la Russia per molti secoli ha l'obiettivo di dover riconquistare la Crimea. C'è una disciplina, che è la demografia storica, che ci dice che cosa? Che fino all'Ottocento l'etnia russa era in circa intorno al 30%. Oggi i russi in Crimea sono l'80%. Quindi è stato utile, no? dal loro punto di vista, naturalmente. In Crimea c'è una città molto molto importante, che è stata già citata prima, che è Sebastopoli, che è una città sul mare. Perché è importante Sebastopoli? Che sì, è al sud. Perché è importante? Perché Sebastopoli non è semplicemente un porto marittimo, no? Perché di porti marittimi no, ce ne sono tantissimi, no. A Sebastopoli è una base navale, nel porto c'è la base navale. E quello è stato uno dei motivi, sì, finisco di finire in fretta, è stato uno dei motivi di scontro tra la Crimea, tra i russi e gli ucraini. La Crimea nel 1954 fu donata dall'allora segretario del Partito Comunista Sovietico, Nikita Khrushchev, fu donata al governo di Kiev, no? Proprio per ricordare il 300° anniversario dei russi e dei cosacchi, no? Dell'accordo russi e cosacchi di cui parlava il professore prima. Ora, per venire un po' ai nostri giorni, ora voi sapete che il motivo principale per cui c'è questa situazione è il fatto NATO dentro, Ucraina dentro fuori la NATO, no? Perché Putin, perché diciamo il Cremlino, sapete cos'è il Cremlino, sì? Cos'è il Cremlino? Dove sta Putin? Ci siamo. Ecco, la cortina di ferro, voi sapete cos'è mi sto facendo troppe domande, forse. La cortina di ferro, no? Fino alla seconda guerra, dopo la seconda guerra mondiale, si decise che la cortina di ferro era il limite massimo dell'Occidente. Poi a un certo punto, quindi con la caduta del muro di Berlino, nel novembre dell'89, a un certo punto la NATO, quindi l'America, ha iniziato a spostare i propri interessi sempre più verso est. E quindi sono presi prima la Polonia, poi la Romania, la Bulgaria, eccetera, eccetera, e i paesi dell'est. L'unico paese che non fa parte della NATO, dell'area est cortina di ferro, è la Finlandia. La Finlandia oggi è... Come? È un regime di neutralità. La Finlandia non è un paese cuscinetto. Il problema è che Putin vuole che l'Ucraina sia un paese cuscinetto. Questo è il gioco, è chiaro, il paese cuscinetto. Perché? Perché Putin ha un... Secondo me, questa è una mia, posizione, per cui può essere sicuramente criticabile. Putin, secondo me, non vuole passare alla storia come il presidente che ha portato il nemico in casa. È chiaro? Perché portarsi gli americani a Kiev, portarli nel Donbass, vuol dire automaticamente avere il nemico alle porte di casa, è chiaro? E perché la guerra si fa in Ucraina, si fa nel Donbass e non si fa in Russia? Perché chi fa fare la guerra in uno stato che non è il tuo,
vuol dire avere la possibilità di rinculare se le cose si mettono male. Quindi vuol dire avere la possibilità di indietreggiare. Poi, detto francamente, a Putin nel Donbass non gli interessa. Cioè, a lui conviene mantenere la situazione di instabilità politica piuttosto che avercelo, è chiaro? Perché mantenendo quella situazione di instabilità politica sa appunto che agli americani cioè è un fertile terreno di scontro, è chiaro? Allora, io prima di congedarci, per fare un ponte con quello che diremo l'8 aprile e giovedì 8 con il professor Villani, vi chiedo di fare un piccolo viaggio con me di qualche secondo da Sebastopoli, che voi vedete qua. Quanti chilometri saranno? Non più di una quarantina di chilometri, professor Palumbo. Indovini, legga. C'è una città qua che Calò mi ha già capito, no? Perché Yalta è importante? Sta sempre lì, no? Una cinquantina di chilometri. A Yalta nel 1945 si riuniscono i vincitori del secondo conflitto mondiale. E sapete chi erano i vincitori? Erano il presidente degli Stati Uniti, che si chiamava Roosevelt, e poveretto stava su una sedia a rotelle, colui che è stato in Europa, che è quello che ha consentito la riscossa contro Hitler, un certo Winston Churchill, caratteristico per avere un sigaro tra le labbra, e Stalin, che era il numero uno dell'Unione Sovietica, che ha già fatto Lenin, era morto ed era succeduto Stalin. Che cosa si decide a Yalta? A Yalta si decide che, siccome quegli stati, gli alleati, avevano vinto le dittature, si deve decidere come ci spartiamo i territori che sono stati liberati dall'impero nazista, no? Anche l'Italia è un territorio liberato. Ci è andata bene quella volta, dal mio modesto punto di vista. Sapete perché? Perché il criterio che si adotta è quello che le potenze che erano lì presenti, ma fondamentalmente si capisce subito che saranno due le superpotenze, la Russia, superpotenza bicontinentale, e gli Stati Uniti, no? Si divideranno non la terra come una divisione normale, ma saranno gli stati che accompagneranno quei territori liberati alla costruzione di regimi democratici. E come al solito tutto avviene attorno al significato di una parola, perché democrazia per Roosevelt e Churchill voleva dire una cosa e democrazia per Stalin voleva dire ben altra cosa. Là è il destino di tutta la seconda parte del Novecento e sino ad oggi, che siamo ormai a 22 anni dopo il 2000, è destinato da questa, è caratterizzato da questa decisione. Per cui la NATO, di cui parlava il professore prima, North Atlantic Treaty Organization, non è altro che l'alleanza difensiva che gli Stati Uniti costruiscono per gestire questo ritorno alla democrazia e difenderlo. No, e quindi l'Italia fa parte della NATO perché l'Italia era stata liberata dagli inglesi e dagli americani. Vi ripeto, per fortuna, altrimenti tutte quelle cose di cui io oggi voi siete viziati ad iniziare da questa e da tante altre cose, per molto tempo ve le sareste scordate, perché nel regime comunista, diciamo, difficilmente si accede a un certo tipo di beni e di risorse. Invece tutti i territori che furono liberati dall'Armata Rossa, vi ricordate che metà della Germania per un certo periodo era la Germania, la Repubblica Federale Tedesca, ed era amministrata da uno Stato che poi prendeva gli ordini da Mosca. Chiaro, quindi poi piano piano nel 1989, con la caduta del muro di Berlino e con la glasnost di Gorbaciov, le cose iniziano a cambiare, l'impero sovietico incomincia a crollare e si hanno questi fenomeni di nuovi stati. Comunque con il professor Villani ci chiariremo le idee sugli equilibri internazionali. Volevo inserire questa, diciamo, piccola... Quindi vedete che attorno alla Crimea, tutto quello che abbiamo detto oggi, e ringrazio le magistrali veramente, conversazioni del professor Di Vicaro, del professor Carò e del professor Palumbo, tutto quello che abbiamo detto poi ruota attorno a questa penisola che ora è già in mano dei russi, perché non l'hanno conquistata ora, l'avevano già conquistata qualche anno fa, è tutto, cioè l'Italia, no?
inizia la sua avventura di costruzione di un regno d'Italia con la spedizione nella guerra di Crimea, e tutto l'equilibrio geopolitico internazionale del Novecento ruota attorno alle decisioni che vengono prese a Yalta. Stranamente, però, stiamo parlando di territori che sono proprio dell'Ucraina. Vi ringrazio. Grazie.